sulla sinistra per Belfodil, duello con Motta. Belfodil in dietro per Sansone, Sansone il pallone sul sinistro, non riesce a trovare spazio per la battuta. Belfodil a giro, da lì sarebbe stato davvero un Eurogol, era praticamente impossibile riuscire a superare Agliardi. Mentre qui rivediamo il contrasto con le reciproche trattenute tra Belfodil e Motta. Sørensen dietro per Agliardi, lungo rinvio a cercare Gabbiadini, trova invece Benalouane. Lucarelli cercare Belfodil, Parolo per Sansone che si è centrato. Sansone apre sulla destra per Benalouane. Biabiani ancora dentro a cercare Sansone, imperioso però anche in questa circostanza Portanova. Bella la giocata di Taider, porta palla Taider, poi l'appoggia sulla destra per Diamanti, la sovrapposizione di Motta. Diamanti cerca un compagno vicino, poi è costretto a giocare indietro il pallone per Crin. Perez attaccato alle spalle da Biabiani. Taider, Motta, parte il cross messo fuori da Lucarelli. Biabiani e Taider, tocca a Taider, forse sbilanciato dal francese. Gabbiadini, commette fallo Gabbiadini. Punizione già battuta dalla Parma che prova a ripartire con Valdés, a destra per Marchionni. 40esimo minuto, sempre 0-0 tra Bologna e Parma. Biabiani scambiato con Valdés, Belfodil non lo molla un attimo. Sørensen, Valdés, Belfodil costretto ad allargarsi sulla destra. Biabiani fermato da Perez, ma c'è ancora Belfodil, commette fallo il franco algerino. Allargato un po' troppo il braccio Belfodil. Non appena sentito il contatto, Perez si è lasciato cadere. Portanova scambia con Cherubin, Perez. Ora sembra essersi un po' frenata la spinta del Bologna. Tentativo di pressing isolato di Alberto Gilardino, che in questo primo tempo non ha praticamente mai toccato palla. Santa Croce, appoggio corto per Valdés. Partito Gobbi sulla sinistra, Valdés preferisce portare palla. Poi serve ancora indietro per Santa Croce. Santa Croce che ricordiamo gioca per la squalifica di Paletta. Zaccardo ancora in panchina. Si parla di una sua possibile partenza a gennaio, di un possibile approdo al Palermo. Staremo a vedere. Benalouane, il cross dentro, Parolo, va giù Parolo, si continua a giocare. Cherubin protegge il pallone dall'intervento di Sansone. Rimessa dal fondo, d'esperienza diciamo Portanova, che cadendo travolge Parolo.
Trin fermato da Parolo, rimessa laterale per il Parma, l'ultimo a toccare è stato lo sloveno. Taider a sinistra, Diamanti che cerca maggior fortuna, cross di Diamanti dentro a cercare Gabbiadini, mette fuori la difesa del Parma, poi Valdés, fallo di Diamanti, chiesto scusa al numero 10 del Parma. Sansone prova a lanciare in profondità, Biabiani strattonato da Cherubin, ammonizione anche per lui. Cherubin si arrabbia moltissimo con i compagni dicendo di essere stato lasciato troppo solo. Qui rivediamo la trattenuta di Cherubin, secondo ammonito nelle file del Bologna dopo Perez. Valdés sul pallone, 44esimo minuto, calcio di punizione per il Parma. Il direttore di gara va a controllare il mucchio che si è formato ai limiti dell'area di rigore. Parte Valdés con il destro, pallone nel mucchio, esce Gazzi, viene letteralmente travolto da compagni e avversari, restano a terra in tre all'interno dell'area di rigore del Bologna. Vediamo la serie di blocchi, anche una trattenuta di Portanova e danni di Santa Croce, finisce a terra e poi si scontra con Crin. Ancora a terra Agazzi, scusate, Agliardi e Crin. Ora Crin si è rialzato, qualche problema in più invece per l'estremo difensore rossoblu, che sembra comunque in grado di proseguire l'incontro. 20 secondi al 45esimo, ci sarà sicuramente qualcosa da recuperare. Abbiamo rivisto ancora l'abbraccio di Portanova su Santa Croce, episodio dubbio al 45esimo in area del Bologna. Gabbiadini si porta in avanti il pallone, un minuto di recupero. Lancio in profondità per il solito Gabbiadini, Benalouane difende la rimessa laterale, anzi no, l'ultimo tocco è stato di un giocatore del Parma. Quindi Bologna che chiude in attacco questo primo tempo. Cherubin, serve Taider, fuori per Perez, il destro di Perez alto sopra la traversa, chiude in avanti il Bologna. Finisce qui il primo tempo, 0-0 tra Bologna e Parma, più Bologna che Parma. Pubblicità. Campo. Non dovrebbero esserci almeno per il momento sostituzioni, si riprenderà quindi con gli stessi 22 che hanno disputato i primi 45 minuti. Ripiloghiamo le formazioni, cominciando dal Bologna padrone di casa. Agliardi in porta, difesa 4 con Motta, Sorensen, Portanova e Cherubin, centrocampo a 3 con Crin, Taider e Perez, in avanti il tridente Diamanti, Gilardino, Gabbiadini. Nel Parma Paverini tra i pali, difesa 4 e non a 3 come abitualmente vista l'assenza di Paletta, con
da destra a sinistra Benalouane, Santa Croce, Lucarelli e Gobbi, centrocampo Marchionni, Valdés, Parolo, in avanti Belfodil supportato da Sansone e Biabiani. Si è già ripreso a giocare con Biabiani che manovra sulla destra, cede indietro il pallone a Valdés. Valdés fa girare palla a sinistra per Lucarelli. Marchionni per Biabiani, scambiano ancora i due. Biabiani fermato in maniera regolare alle spalle da Gabbiadini in ripiegamento difensivo, poi Crin di prima in avanti a cercare Gilardino. Gilardino non riesce a fare la sponda per Gabbiadini. Sørensen di testa, Parolo dentro per Belfodil, Sansone, Parolo, la sovrapposizione di Gobbi, pallone per lui, Valdés, c'è largo a destra Marchionni, sbaglia il passaggio Valdés, l'idea era proprio quella di servire il numero 32 del Parma. Per un attimo Cherubini era riuscito a intervenire sul pallone, poi però gliel'ha soffiato Biabiani. Marchionni addosso a Perez, altra rimessa laterale per il Parma. Fasi abbastanza confuse. Sørensen profondo con il destro a cercare Gilardino, il pallone però è facile prede di Lucarelli. La giocata di Benalouane che evita l'intervento di Diamanti. Benalouane, pallone che arriva a Biabiani. Biabiani, limite dell'area, ancora Biabiani, prova il destro, la conclusione sul fondo, una fiammata di Biabiani al terzo minuto della ripresa. L'accelerazione di Biabiani che non ha trovato avversari sulla sua strada, ha provato ad incrociare con il destro, il pallone però è terminato sul fondo. Avete visto il volto preoccupato di Pioli, sa di aver corso un grosso rischio. Ancora Parma, Sansone prova a sfondare sulla sinistra, fermato, è finito a terra Motta, fallo commesso da Parolo. L'ostruzione di Parolo. La sponda di Gilardino per Gabbiadini. Chiude bene Benalouane. Pallone però sbagliato e regalato agli avversari. Perez in qualche modo, Lucarelli in vantaggio su Gilardino, pallone che non viene agganciato né da Marchionni né da Perez. Biabiani per andare via sulla destra a Portanova che lo strattona vistosamente. Biabiani ancora addosso a Cherubin, la giocata di Biabiani al limite, ancora Biabiani, Valdés, Lucarelli, aveva tagliato dentro bene Sansone, pallone leggermente